Europa Unita, Conquista e Libertà è il tema che la Cooperativa Cattolica Democratica di Cultura ha affidato a Mario Nava. Mario Nava è un economista da anni al servizio, se così possiamo dire, della Commissione Europea. Negli ultimi tempi si sta occupando del mercato unico dei capitali. La domanda fondamentale iniziale è: a che punto è l'Europa? L'Europa è una giovane avventura di una sessantina d'anni. E credo che sia al punto dove vuole essere esattamente, quindi se abbiamo iniziato con degli alti ideali, abbiamo poi saputo dagli alti ideali tradurre in conquiste pratiche importantissime, tipo l'euro, la libera circolazione, cose di cui ci dimentichiamo, talmente sono entrate nella vita di tutti i giorni, e credo che siamo proprio al punto dove vogliamo essere. Abbiamo un punto di conquiste economiche, di conquiste sociali, di libertà, il fatto di poter andare da qualche parte senza mai mostrare il passaporto, senza dover cambiare la moneta, eccetera, eccetera. Uno degli obiettivi delle critiche degli euroscettici o degli anti-euro sono proprio gli euroburocrati. L'idea è che ci sia a Bruxelles una burocrazia, non so, eterodiretta o comunque indipendente, non eletta da nessuno, che faccia il bello e il cattivo tempo come voglia. Lei è un euroburocrate, cosa risponde? Dunque, io sono una persona che lavora al servizio dell'Europa. Quelli che lavorano al servizio dell'Europa non sono scelti dal Signore, ma passano un esame abbastanza duro, quello che ho passato io. C'erano 100.000 applicanti per 250 posti, quindi abbastanza duro, ma soprattutto la burocrazia è molto piccola, la burocrazia europea. La burocrazia europea sono poco più di 20.000 persone, cioè molto meno per esempio di quanti lavorano in un comune di una grande città. Ci sono almeno 10 città in Italia che hanno più di 20.000 persone che lavorano al loro servizio, e noi con 20.000 persone serviamo, anche facendoci aiutare da tutte le autorità nazionali e autorità nazionali. Ma soprattutto quello che è veramente falso è quello che siamo iterodiretti da non si sa chi e senza controllo politico. Ripeto, la Commissione Europea, la Presidente e i commissari, ciascuno passa un'audizione in Parlamento della durata di 3 ore, e poi ciascuno viene votato individualmente, poi tutta la Commissione viene votata, quindi il processo è assolutamente politico, come in un qualunque governo nazionale, forse anche di più. Altro argomento degli euroscettici è che in qualche modo l'Italia dà molto e riceve poco, perché l'Italia conta nulla, contano soltanto i tedeschi e i francesi. Non credo proprio che l'Italia riceva poco, no? Basta vedere la quantità di investimento straniero che c'è in Italia, la quantità di turisti, la quantità di gente. Il marchio Italia-Europa è un marchio di una forza enorme, quindi veramente questi, in francese si dice compte d'apothicaire, questi calcoli da farmacista col bilancino, pago tot, ricevo tot, direi che appunto in caso di paesi come l'Italia sono veramente fuori luogo. La nuova Commissione ha lanciato questo progetto grande del Green Deal. Che cos'è? Beh, intanto la questione dell'investimento è una questione che era già stata sollevata dalla Commissione precedente. La Commissione Juncker aveva lanciato il grande piano di investimento, lo Juncker Plan 1, che poi è andato benissimo, è stato fatto lo Juncker Plan 2. Qui il Green Deal è un investimento mirato a aiutare la trasformazione delle nostre società. È chiaro che abbiamo un modello di società molto basato sull'uso di combustibili fossili, che hanno un impatto ambientale deleterio, che la scienza ha riconosciuto deleterio nel corso degli ultimi anni, e c'è bisogno appunto di questa trasformazione. È una trasformazione epocale sostanzialmente, se lei pensa al numero di città che da qui al 2030, quindi domani o dopodomani, hanno già detto che non vorranno più le auto. Cioè, a Bruxelles per esempio le auto a benzina e diesel al 2030 saranno vietate, ci sono un bel po' di città italiane dove saranno vietate anche prima, per cui c'è una trasformazione epocale davanti a noi, e il Green Deal ha proprio questo scopo di aiutare la trasformazione epocale con capitali pubblici pochi e capitali privati tantissimi. Di fronte al mondo globalizzato una singola nazione è debole, l'Unione Europea ha una dimensione per poter affrontare alcuni degli argomenti che stanno davanti a tutti, l'idea di una federazione europea è ancora un sogno? Beh, c'è un progetto che sta iniziando, che è quello del futuro dell'Europa, che è una conferenza che inizierà adesso nel 2020
durerà 2 anni, vediamo cosa questa conferenza farà, però il punto essenziale è quello che lei ha appena detto, pensiamo al tema della domanda precedente, il Green Deal, pensiamo quali nazioni potrebbero permettersi di fare una politica green da sole, sarebbe assolutamente utopico. È vero, siamo in un mondo globalizzato ed è solo mettendosi assieme che si riesce a far forza alle forze globalizzate.